Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy XVI e si continua la caccia. L'altra volta abbiamo sconfitto Pandemonium, anche con qualche difficoltà in realtà, ma semplicemente per il fatto che è troppo casino a schermo, quindi non siamo riusciti bene o male a vedere da dove arrivassero bene gli attacchi. Oggi invece andiamo su Terrore Tricefalo. Oddio, Terrore Tricefalo? Una carovana di mercanti in viaggio attraverso il Velcroi mi ha raccontato di una bestia colossale in cui sono incappati. Stando alla loro descrizione, aveva l'aspetto di un drago, di un leone e di uno scorpione allo stesso tempo. Ok, quindi una chimera. Ho risposto che forse si era trattato di un miraggio, un'illusione generata dal calore del deserto, ma le loro fonti erano solcate da rivoli di sudore freddo. E nei loro occhi non vi era altro che la paura. Quindi attraverso il Velcroi. Una carovana di mercanti attraverso il Velcroi. Quindi attraverso il deserto del Velcroi. Che dovrebbe essere tipo qua. Il deserto del Velcroi. Quindi la carovana dei mercanti solitamente, ecco, il deserto del Velcroi. Quindi dovrebbe essere in tutta questa zona, dobbiamo cercare. Perché la carovana dei mercanti attraversa appunto quella zona. Quindi, boh, sarà interessante vedere. Ok, vado alla ricerca. Eccoci ragazzi, mi sa che siamo qua, vedete? Siamo praticamente nella zona del deserto del Velcroi, nella parte più a sud-ovest, e quella è esattamente una chimera. Ed è ciò che stiamo cercando. Scusi? È lei? O non è lei? Eh sì, Gorgimera. Oddio, ma sembri essere più incazzato del solito. Riusciremo a seminarla. Sta vicino, Torga. Ti vedo piuttosto incazzata. Però non ha tanti HP, perché già gli abbiamo fatto abbastanza danno in realtà. Oh oh. Ok, mettiamola. Si deve utilizzare necessariamente così, Odino. Oddio, forza Delta. Dipende tanto il nemico. Cioè Odino e Bahamut risultano essere praticamente praticamente quasi le summon migliori. Almeno contro i boss single target, eh. Aia. Perché uno la usi per il break, parte titano ovviamente, se vuoi giocare di parry, di counter, perché alla fine ci può stare. Ok,
Dai, carichiamo un altro pochettino. Ok. Così almeno abbiamo lo Zantensuken al 5. Guarda quanto danno. Ok, morto. Dovrei provare effettivamente ad utilizzare Odino e Bahamut insieme. O ricalco? Devi scegliere uno della tua taglia. Eh sì. Vabbè, la chimera diciamo che essendo anche di grado S non è così difficile da buttare giù, anche perché un'altra l'ho già affrontata in un'altra side quest, quindi sapevo già bene o male come muovermi. Anche se questa effettivamente era un po' più forte rispetto a quella che ho già affrontato. Però diciamo che effettivamente questa era la, diciamo, la chimera e quindi un'altra caccia portata a casa. Per cui alla prossima.